Mister Taurino, per analizzare la partita equilibrata nel primo tempo, è chiaro che l'episodio di Proietti ad inizio ripresa ha cambiato tutto. Sì, sicuramente dall'espulsione poi è iniziata un'altra partita dove loro comunque poi hanno spinto di più, ci hanno costretto a stare un po' più bassi e da lì poi si sono costruite queste due situazioni dove c'è stato anche un pizzico di sfortuna, perché la prima è stato più un autogol, l'ha toccata il mio difensore, almeno così mi ha detto nello spogliatoio. La seconda, la prima c'è stata la deviazione di Signorini, la palla è andata sul palo e poi c'è stato il tapin. La seconda è stato un autogol. Niente, il dispiacere grosso è che finché siamo rimasti in 11 ce la siamo giocati alla pari contro la squadra più forte del campionato fino adesso, e quindi questo dà merito e onore anche ai miei ragazzi, perché stavano facendo una prestazione brillante. Poi purtroppo con l'espulsione non siamo riusciti a tenere la partita come volevamo, e negli episodi loro sono stati bravi a portare la loro parte. Ecco, nel primo tempo, quando la partita era 11 contro 11, chiaramente con le tante difficoltà che lei ha avuto in settimana nel mettere su un 11, avete giocato alla pari con il Pescara. Le chiedo, poteva fare qualcosina in più il Gubbio in fase propositiva, o più di quello oggi non si poteva? No, secondo me davanti abbiamo fatto bene, forse ci è mancata un pizzico di lucidità nell'ultima giocata, perché siamo andati tante volte a campo aperto bene e abbiamo cercato di sfruttare quelle che erano un po' le caratteristiche. Abbiamo anche cambiato modulo proprio per avere un po' di densità più in mezzo al campo, anche perché non avendo cambi volevo gestire bene alcuni centrocampisti che rientravano oggi, perché sia Proietti sia Franchini rigiocavano oggi dall'inizio, non sapevo quanto minutaggio avessero, quindi ho cercato di costruire una squadra per permettere soprattutto a Mattia di fare le corse giuste, di non avere troppo campo aperto, per poterlo preservare un poco, perché tornava da un infortunio muscolare, quindi devo dire che questo ci è riuscito bene, nel senso che in mezzo al campo siamo stati sempre messi bene, ci ha permesso di avere questa densità che ci permetteva comunque di schermare meglio, ecco, e di fare le corse giuste. E davanti, ripeto, forse in alcune situazioni ci poteva essere un po' più di lucidità sulla giocata, però siamo arrivati al tiro diverse volte. I ragazzi non gli posso rimproverare nulla da questo punto di vista, hanno fatto secondo me una buonissima gara. È normale che poi avevamo di fronte anche una squadra forte, quindi bisogna dare anche i meriti agli avversari, non è che è sempre demerito di chi non riesce a fare le cose, poi c'è sempre un merito e un demerito, no? Quindi noi dobbiamo dare atto che abbiamo affrontato una squadra forte, però ripeto, il rammarico più grande è che finché siamo rimasti in 11 ce la siamo giocata alla pari, quindi siamo stati all'altezza di una grande squadra come il Pescara. Io ascoltavo le sue parole in conferenza ad Ascoli la scorsa settimana, sì. Ha detto un cartellino rosso, se è su un fallo di gioco lo posso accettare, quelli di Iaccarino e Corsinelli no. Su quello di Proietti, esagerato un po' con l'intervento da dietro, come l'ha visto? Lo devo rivedere, l'ho detto prima, non lo so, perché in quel momento mi stavo concentrando a vedere come eravamo messi dietro, c'è stata questa ripartenza, voglio vedere anche come ci siamo ritrovati su quella situazione. Lui è andato in scivolata, ora non lo so, l'arbitro evidentemente l'ha valutato un fallo particolarmente cattivo, non lo so, ora l'arbitro ha fatto la sua valutazione e quindi bisogna accettarla. Lo rivedrò, non lo so se è stato eccessivo o meno, tanto in questo momento cambia poco, posso solo fare meglio la mia valutazione, ma la mia valutazione in questo momento non cambia le sorti di quello che è stato. Una domanda, una per il tecnico Taurino e poi lo lasciamo. No, io faccio solo i complimenti a Roberto Taurino, perché aveva tante assenze, non solo da oggi, almeno più di un mese che convive con l'emergenza assoluta e soprattutto con la disamina, per la disamina che ha fatto, che è stata inappuntabile, onesta e inappuntabile. Arrivano da studio solo complimenti per Taurino, perché è da più di un mese che fai conti con un'emergenza oggettiva ed assoluta, e per l'analisi della partita che ha fatto, che è stata precisa. Vi ringrazio, buon lavoro.